Se vado a leggere a caso Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, entrata in vigore il 10 dicembre del 1948 da parte di chi dell'ONU, organismo internazionale a cui noi abbiamo aderito per la salvaguardia della pace, tutto quanto, era necessario nel 48, avevamo bisogno di dire che volevamo la pace, no? Che poi comunque è stata poi più volte minacciata e quante altre guerre abbiamo visto. Se vado a vedere per esempio l'articolo 1 di questa dichiarazione dei diritti dell'uomo, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Ha detto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto noi fino adesso? Sono articoli che si compenetrano. L'uno, diciamo, dice non abbiamo cambiato niente, se non che cosa? Quella è la Costituzione dello Stato italiano, quell'altra è la Costituzione, è la Carta dei diritti europei, questa è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Quando io vado a leggere l'articolo 13 della Costituzione dico la libertà personale è inviolabile. Abbiamo creato delle novità. Se io vi vado a leggere, se non mi sbaglio, l'articolo 17, sentite, l'articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, mi ricordavo anche l'articolo. Ogni individuo ha diritto di avere una proprietà privata, sua personale, in comune con gli altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Cosa vuol dire arbitrariamente? A libero arbitrio, a discrezione di chiunque. No, quella proprietà è mia, te la porto via. No, tu non puoi portarmela via perché è mia. Proprietà dei beni, diritto pieno ed esclusivo. Vedete che ci giustriamo, ci adattiamo, ci inseriamo molto bene in un contesto che è nostro. Noi siamo davvero cittadini riconosciuti, persone, prima di tutto, prima di essere cittadini, persone, siamo individui, poi siamo davvero cittadini del nostro Stato, dell'Europa e del mondo. Quindi questo discorso, questa realtà ci fa capire come non cambiano i testi, ma in sintesi il contenuto è mirato nello stesso modo. Voi avete due pagine che io ho stralciato. Vedete, in Costituzione della Repubblica, questo è esattamente quello che avete in mano voi, è messo in modo diverso, perché sono andata a prendermi gli articoli che sono cambiati, diciamo che della seconda parte ne sono cambiati di più, soprattutto per quanto riguarda le elezioni. Invece per quanto riguarda la prima parte, che vi ho detto arriva fino all'articolo 54, sono cambiati due articoli. Vedete che fa una colonna testo originario è quello che andate a prendere sulla vostra Costituzione. E poi c'è il testo vigente, quello che vige adesso. E come siamo arrivati al testo vigente? Abbiamo cambiato la Costituzione con una legge costituzionale. E siccome noi sappiamo, nella parte dedicata, come stiamo facendo i rapporti politici, qual è l'espressione massima qual è il diritto politico per eccellenza che noi abbiamo? Il voto. No? Cosa vuol dire fare politica? Ecco, su questo farei una piccola disquisizione. La politica. Fare politica vuol dire fare delle scelte, ok? Tutti noi abbiamo una nostra politica di vita, abbiamo una nostra, facciamo delle scelte in ordine a tutto quello che è il nostro vissuto, bene, da quando ci alziamo al mattino, quando andiamo a letto la sera, magari anche quando ci svegliamo di notte. Allora, tutto è fare politica, fare delle scelte. Naturalmente se io faccio politica e faccio delle scelte in ordine, in linea con delle ideologie di parte, faccio partitica. Faccio la politica alla luce del partito a cui aderisco. Allora, il voto diventa davvero un'espressione di scelta politica, indirizzato dove? Alla scelta di quelle persone che ci rappresentano e che poi ci rappresentano in virtù di un partito a cui noi non necessariamente apparteniamo, perché noi se non siamo degli esponenti di partito, abbiamo semplicemente aderito alla proposta di quel partito, conferendo una forma di rappresentanza politica che si chiama politica. Ricordatevi che il politico è un nostro rappresentante, ma politico, non è un nostro rappresentante legale, perché se fosse un nostro rappresentante legale, nel momento in cui non facesse i nostri interessi, noi lo potremmo far perseguire dalla legge, come potrebbe essere il genitore che non fa quello che deve fare o il legale che non fa quello che deve fare. Forse dite sarebbe meglio, no? Però noi abbiamo solo strumento, come abbiamo lo strumento di decidere che quel signore lì ci rappresenta politicamente, così abbiamo lo strumento di dire non ci sei piaciuto, non ci vai bene, non ci hai accontentato, secondo noi non hai fatto l'interesse della collettività, ma hai fatto degli altri interessi, magari tuoi,
l'unico strumento che abbiamo, scusate, ma la prossima volta di non votarlo più, perché non abbiamo delle grosse potenzialità, dei grossi, anche perché con gli ultimi sistemi elettorali ci propinano anche la stragrande maggioranza delle persone già impacchettate, pronte, quindi grosse scelte noi non le possiamo fare. Forse a livello locale è più semplice, o magari più immediato, o più facile scegliere la persona rispetto a quello che potrebbe essere la scelta invece, adesso noi andiamo a votare per il Parlamento europeo, no? Quindi non a caso abbiamo fatto anche la Costituzione un po' in virtù di questa cosa, noi siamo degli elettori europei perché andiamo a votare per il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è un organismo politico che ci governa non alla maniera del nostro Parlamento italiano, perché il Parlamento europeo ha una funzione più di consultazione che non, perché è più dal punto di vista proprio delle delibere è più importante il Consiglio europeo. Però noi andiamo a votare e votiamo i nostri rappresentanti anche a livello europeo, quindi ci dobbiamo sentire cittadini europei a tutti noi. Il voto è davvero il diritto politico e ce lo dimostra il fatto che il voto è un diritto incredibilmente personale. Ma sapete che nessuno davvero può votare per voi? Nessuno può pensare che una persona incapace che non può votare non può mandare un altro. Non c'è una possibilità di farci rappresentare a votare. Quindi il voto è un diritto che di per sé lo potremmo definire un diritto politico ma puro, legato alla persona, perché è come il diritto alla propria libertà, tanto più che io posso decidere di votare, posso decidere di non farlo, nessuno mi può chiedere se io ho votato per questo o per l'altro, se voglio lo dico, se non voglio dico, è un diritto mio, ma è talmente personale che non lo posso cedere ad un altro e che nessuno può farlo. Pensate quante cose può fare qualcun altro, uno può andare a votare, a votare in assemblea condominiale per me se gli do la delega, uno può andare a fare, ma uno non può andare a votare per me. Quindi il diritto al voto è un diritto fondamentale, è un diritto e anche un dovere. Fino a qualche anno fa, se uno non andava a votare, veniva scritto e veniva definita quasi una mancanza. Per cui addirittura se nelle liste elettorali risultava che tu non eri andato a votare, se dovevi partecipare a un concorso pubblico, era una forma di restrizione. Adesso siamo diventati più buoni e questa cosa non viene più, forse perché abbiamo visto che c'è tanto assenteismo spesso nelle elezioni, che tutto sommato, mentre per il referendum la cosa era più libera, per il voto un po' meno. Adesso non siamo così costretti, non ci scrivono più che siamo cattivi o che siamo stati inottemperanti, però è fondamentalmente un dovere e un diritto. E questo concetto di un diritto è un diritto davvero personale, esclusivo, che ci mette nella condizione anche di assumerci delle grosse responsabilità quando andiamo a votare. Perché spesso negli ultimi tempi credo che sia uno delle situazioni in cui ci troviamo più in crisi, perché ultimamente è un diritto che esercitiamo spesso perché dobbiamo, più che perché lo vogliamo, perché questo è un po' il frutto della sfiducia che in questi ultimi tempi abbiamo, un po' in generale magari anche ci governano, non siamo tanto certi che queste persone che ci governano siano davvero quelli che fanno i nostri interessi. A proposito di questo, se andiamo a vedere l'articolo 48, l'originario che avete voi, parte col dire, guardatelo pure, sono elettori tutti cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età, finalmente qui lo diceva anche la Costituzione, perché vi ricordate che una volta si votava a 21 anni perché la maggiorità era, adesso si vota a 18 anni per la Camera dei Deputati e 25 per il Senato, è cambiato, siamo scesi a 18 anni per i deputati per le elezioni amministrative, ma non è cambiato invece per il Senato. Il voto è personale, uguale, libero e segreto, il suo esercizio è un dovere civico. Il diritto di voto è importantissimo, non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile, tutte queste cose. Il nuovo articolo, quello che ha modificato, ha inserito una parte. È uguale fino alla maggiorità, poi vedi, è personale, uguale, libero e segreto, il suo esercizio è un dovere civico. Ecco qua, la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto al voto dei cittadini residenti all'estero. L'ha citato, ne doveva per forza, e ne assicura l'effettività. Cosa vuol dire? Che sia efficace. Poi ogni tanto ci sentiamo dire, ma chissà se sono davvero stati dati quei voti, no? Ma quelle sono tutte interpretazioni che noi diamo, perché a volte non ci fidiamo più neanche di chi li trasmette. Tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle Camere, alle quali sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale secondo criteri determinati dalla legge. Diritto di voto non può. C'è stato questo inserimento. Cosa è stato fatto per fare questo? È stata abrogata
la legge, la Costituzione in quell'articolo, è stato modificato, ci hanno messo un po' di anni, è stato modificato, è stato inserito questo pezzo che riguarda il nostro.